Si sfalda in mano. Mamma mia, ragazzi. Wow. Questi sono i suoi liquidi. Mamma mia, ragazzi, che cos'è? Mortacci, quanto è buono. Amici di Bracciami Ancora, innanzitutto vi dico dove sto. Sono nel giardino esterno del ristorante Dalina, Stimigliano, provincia di Rieti. Veniteci, perché a parte questo video, sto ristorante è davvero figo. Oggi, ragazzi, sconfiggo il mio pregiudizio nei confronti di una tipologia di barbecue che, ammetto, non conoscevo. Oggi lo conosciamo insieme, entriamo in profondità di questa macchina, di questo dispositivo di cottura davvero intrigante. Allora, intanto ve lo presento, eccolo qua, Traeger Grill. È un barbecue a pellet, e io, ragazzi, che fino a qualche anno fa ero convinto che i barbecue a pellet non esistessero, cioè che fossero una roba lontana, americana, che esistessero in Italia solo le stufe a pellet. Per questo viaggio nel gusto e nella sconfitta del pregiudizio mi faccio affiancare da uno, ragazzi, molto molto bravo, Luca Bini, eccolo là. Guardatelo un po'. Nel 2015 e nel 2016, non mi ricordo, ha vinto un talent, il re della griglia. Da quel giorno la sua vita è cambiata, e viva, sono contento per lui. Però oggi, Luca, dimmo, mi introduci nelle meraviglie di questo barbecue a pellet. Beh, ti ho chiesto di stupirmi facendomi tre ricette, una semplice, una più sfiziosa e uno dei pilastri dell'American barbecue. Certo. Da dove iniziamo? Dalla cosa sfiziosa, lollipop di manzo. Lollipop di manzo. Certo, conosciamo allora tutti le lollipop chicken, nessuno conosce le lollipop manzo, l'ho inventato io. Ragazzi, prendete appunti, vai maestro. Pronti? Allora, semplicemente prendiamo un pentolino con il burro che abbiamo appena messo a scaldare direttamente dentro il nostro Traeger, che è in temperatura giusto per cuocere la pasta fillo, e noi semplicemente andiamo a imburrarla. Lo stratificheremo a 3. La pasta deve essere tutta bagnata. Tre fogli di pasta fillo. Tre fogli, okay, sono sufficienti. Benissimo. Quindi noi dovremmo ritagliare dei quadri che poi formino il cestino in cottura, no? Ah, ok. Prendiamo i nostri quadrati. Sì. Spingiamo con le mani. Sì. In questo modo cerchiamo di adagiarlo ai bordi in modo, oh, sì, che formi una sorta di fiore. Questi altri sono piccoli muffin in carta e li sfruttiamo come peso con all'interno dei fagioli perché il cestino rimanga in forma. Siamo esattamente a 200-210 gradi. Benissimo. E vanno cotti così per circa una decina di minuti. Amici di Bracciami Ancora, per fare le lollipop di manzo serve il macinato di manzo. Andate dal vostro macellaio di fiducia e ditegli: io devo fare il lollipop di manzo, dammi del macinato. Quello probabilmente vi guarderà strano, ma la parola macinato capirà e vi farà il macinato. Mettiamo lì, lo apriamo un pochino, lo sgraniamo. Questo lo andiamo a condire con il rub coffee della Traeger. E Traeger, oltre a fare i barbecue, fa, certo, anche ovviamente tutti gli annessi e connessi, no? Tra cui questo rub è a base di che è? C'è una parte di caffè dentro. Di caffè? Sì, che dona manzo una e caffè, ragazzi. Mangiate, io già vi vedo che a manzo e caffè avete storto la bocca. Ma torniamo a bomba, ragazzi, perché oggi dobbiamo sconfiggere il pregiudizio. Vai. Andiamo a miscelare un pochino la carne. Bene, andateci piano, ragazzi, con la speziatura, mi esatto, raccomando. Non un'esagerazione, non perché poi in cottura rilascerà tantissimo i suoi aromi, visto che comunque il macinato ha una parte di grasso, cioè in teoria l'ho fatto come se fosse per un hamburger, cioè un 70% di magro e un 30% di grasso. Non facciamo altro che ridurlo nelle nostre piccole porzioni. Facciamo 6 palline. Esatto. Il macinato di carne deve essere a grana, diciamo, grossa, non eccessivamente piccolo. Ce lo facciamo macinare una volta sola, va, esatto, bene? Così consiglia Luca. Riprendiamo le nostre spezie un pochino, le mettiamo un pochino sotto e andiamo un pochino a rotolare le nostre palline nelle nostre spezie. Lo sai che odore c'ho su questa mano? De caffè. No, c'ho l'odore del Marocco. Del Marocco. Ragazzi, c'ho Marrakesh praticamente nella mia mano. Già sfrigola. Assolutamente. Già sfrigola. Le nostre polpettine cucinano insieme. Richiudo? Assolutamente. Vai, pulì. I nostri cestini sono praticamente pronti. Okay. Semplicemente andiamo con le mani a tastare. Se sfonda il dito vuol dire che la carne è cruda. Se in teoria fa un po' di consistenza vuol dire che il calore è arrivato al centro. Quindi secondo me queste sono cotte. Visto che abbiamo i nostri cestini già pronti, sì, cominciamo a guarnirli un pochino con i nostri germogli di porro. Si infilano alla perfezione e adesso andiamo a fare l'ultima operazione definitiva. Andremo a prendere la nostra salsa Traeger. Io già sto a svenire. Vedete che già si è rappresa intorno alla pallina che è calda. Semi di sesamo tostati. Semi di sesamo.
così e andremo a poggiare nel nostro cestino di pasta fine. No! Ok? Questa è la mia, quella che ho speziato parecchio, se la mangiamo, togliamo il bastoncino. Un ortaccio quanto è buona, ragazzi. Mamma mia, che universo dei sapori. Ragazzi, davvero sfiziosa, convincente, divertente, ottima, strepitosa, eccezionale. Caro Luca, con le lollipop mi hai convinto. Adesso sorprendimi con queste bistecchine di diaframma. Certo. Bravo che utilizzi il diaframma, che è una bistecca, diciamo un taglio che si sta rivalutando. Che facciamo? Semplice, semplice. Bene. Facciamo con la salsa teriyaki, semi di sesamo, e gli andiamo a fare un suo contornino di verdure direttamente in accompagnamento. Cuciniamo tutto, tutto là dentro. Tutto in traghe. Vai. Okay. Temperatura? Temperatura 200, questa sta a 261. Esatto, lo portiamo al massimo della temperatura proprio per avere la spinta maggiore, come se fosse a fare una bistecca a cottura diretta, ma noi sfruttiamo invece un barbecue chiuso per renderla più succosa. Bello, mi piace, vai. Ok, vai. Un pochino di olio d'oliva. Andiamo a metterla nella nostra padella di ghisa qua di fianco ad arroventare un pochino dell'olio. Bello, 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 bello. Chiudiamo, lasciamo scaldare solo un attimo l'olio in modo che quando andiamo a mettere le verdure poi sono già pronte per lavorare. Benissimo. Partiamo, sfruttiamo con le nostre verdure, un pochino di germoglio di soia, una spruzzata di salsa di soia, una spruzzata di salsa Worcester e andiamo a dare un tocco un po' più estroverso con del tabasco applicato. Lasciamo lì, intanto è già ora, giriamo? Volendo, di andare a girare. Fantastico! Le nostre bistecchine. Olè. Andiamo a laccare con la nostra salsa teriyaki. Ok. Sono molto curioso di assaggiare. Ok. Le lasciamo belle carnose in modo che sotto i denti si possa sentire la consistenza della carne. Scegliamo un pochino le nostre verdure. Andiamo sul piatto. Le mettiamo sotto la carne. Andiamo a fare questa operazione. Olè. Perfetto. Andiamo a mettere un pochino di semi di sesamo sopra. Ah, ti piacciono i semi di sesamo, eh? Eh sì. Ti sfizia nei semi di sesamo, eh? E l'unica cosa che mi piace mettere è un kick di pepe. Pepe. Ma appena macinato, pepe. solo per dare uno sprint che tona al piccante, ricorda? Bene, amici di Bracemi Ancora, questo è il diaframma secondo Luca Bini e ovviamente cotto nel Traeger. No, sfiziosa. Ora non sono più in Marocco come prima, sto a Hong Kong adesso. Stai a Hong Kong. Quindi a bordo del Traeger, pilotato da Luca, siamo andati prima a Marrakesh e ora ci siamo trasferiti a Hong Kong. E sta salendo il piccante, bellissima, convincentissima, mi piace. Mi piace, mi piace, mi piace, lo riassaggio perché non l'ho assaggiato bene. Siamo arrivati al più grande monumento della gastronomia americana, il pulled pork. Eccolo qua, ragazzi. Tiè. Tu con che taglio del maiale lo fai? Quest'oggi usiamo la coppa. Altrimenti si potrebbe usare? La spalla. La spalla o? Il misto dei due. Che si Boston chiama Boston Butt. Esatto. Provate a chiedere al vostro macellaio se vi dà il Boston Butt e vedete la reazione. Diciamo che facciamo la classica preparazione per gustarlo a casa con gli amici. Non stiamo facendo un pulled da gara. Oh, okay? Questo mi piace, ragazzi. Quindi, questo è un pulled domestico. Da mangiare con gli amici. Bravo, esatto. Mi piace. La cosa più semplice da fare. Proprio Luca Bini, Luca Bini. Per chi si approccia alla prima... La prima volta almeno assaggio un qualcosa di veramente fatto bene, tranquillo, semplice, che possiamo rimangiare. Bravo, famolo bene, vai. Boh, semplice, prendiamo un pochino di senape. Ah, mi piace. Solo giusto da poter appiccicare le spezie. Bene. Ok, usiamo un rub all purpose, sempre della Traeger, che a me piace tantissimo, e andiamo a speziare il nostro pulled. Andiamo a metterlo da tutte le parti. Ovviamente lo andiamo a girare anche dalla parte opposta. E mo? E fam? Mo, mi apri il barbecue. Sì. Che sfumacchia bene bene, mi piace. Esatto. Che sfumacchia la grande, te lo apro. Apriamo, lo mettiamo. Sì. Al centro. Usufruiamo della sonda della macchina, inserendola,
arrivando col dito, noi sappiamo di essere perfettamente al cuore. Perfetto. Adesso ci sta dicendo che è a 12 gradi la carne al cuore. E a 90 sarà il target. Fantastico, a 90 suona e ci avverte che è pronto. Ok. Devono trascorrere circa 10 ore. Sì. Io direi che abbiamo tempo a sufficienza affinché tu mi spieghi bene nel dettaglio tutti i funzionamenti di questa macchina. Certo. Partiamo dal carburante. Okay. Il pellet. Ce ne sono di vari sapori? Ce ne sono un sacco di sapori. Preferisco tre legni in assoluto. Pecan, sherry e la mesquite. Ragazzi, ricordiamolo. Il fumo è un ingrediente a tutto tondo, come il sale, come l'olio, come la senape. Questa è una macchina che però ovviamente bisogna funziona se la si attacca alla spina, no? Assolutamente. Quanto consuma? 240 watt. 240 watt. Niente. E arriva uno scatolone, c'è solo da attaccare 2, 4, 6, 8 viti e più 4 del tavolino, finito montato. Mezz'ora. Come funziona dentro? Riapriamola, va. Niente, c'è dentro una griglia. Esatto, dentro c'è una griglia che possiamo avere a questo ripiano, a un'altezza più alta, o addirittura abbiamo un secondo ripiano che possiamo aggiungere sopra per fare multicatture. Ah, perfetto, benissimo. Okay? La cosa bella della macchina è che ci viene dato in dotazione un vassoio in alluminio usa e getta, che fa in modo di far scolare direttamente i liquidi nello scarico laterale, nel secchiello, classico della macchina Traeger. Visto che comunque il pellet è un calore umido, sì, e la macchina può gestire da solo, a differenza del carbone, tutta la cottura senza che noi facciamo niente. Sì. Cosa dobbiamo fare? Intanto, una volta impostata la sonda, dobbiamo cercare, visto che è un alimento molto grosso, sì, di dargli la possibilità di prendere più fumo possibile. Questa macchina ha la possibilità di attivare il Super Smoke, che funziona nel range dei 70 fino ai 105 gradi. Quindi noi andremo già a impostare il nostro barbecue a 90 gradi, perché l'inizio sì, 90-95. In più andremo ad attivare il Super Smoke. Super Smoke. Per due orette noi lo lasciamo così. Abbiamo l'applicazione, sì, che ci permette di comandare la macchina. Perfetto. Sul nostro cellulare, che sia Apple o sì, che sia Android. Sì, sì, sì. Riusciamo comunque a gestire la macchina anche se siamo a 100 km da qua. Bene. Vogliamo tenerlo controllato mentre siamo a fare la spesa? Sono passate le due ore canoniche che abbiamo detto prima? Ok, alziamo la temperatura a 120 direttamente col cellulare. Benissimo, ok. E lui lo finisce. Luca, a quanto tu mi hai detto, è pronto. È pronto. Madonna, sì, aspetta un po', aspetta un po', aspetta un po'. Mamma mia, ragazzi, anticipazione. Mamma mia. Aspetto tecnico, perché noi non abbiamo fatto vedere un passaggio, esatto, per accorciare tutto. Esatto. Dillo te, praticamente, che abbiamo saltato? Praticamente noi abbiamo fatto, come vediamo qua nella nostra teglia d'alluminio, il nostro pacchettino, eccolo, dove sono qua contenuti tutti i liquidi di cottura del nostro pullet. Intorno ai 70-74 gradi l'abbiamo avvolto in questa teglia d'alluminio con il rotolo d'alluminio. Esatto, un rotolo d'alluminio. E abbiamo fatto un foil, così come si chiama in gergo. L'abbiamo portato fino a 91-92 gradi. E poi? Poi abbiamo estratto dai suoi liquidi solo la carne per poterla da poi ad asciugare e avere la crosticina che non si benissimo stacca. Ok? Perfetto. E ora, ragazzi, adesso lo possiamo solo distruggere, possiamo aggiungere i liquidi e mangiarcelo. Vado? Madonna mia, ragazzi, che cos'è? Che cos'è? L'hai fatto gentile, l'hai fatto, non l'hai fatto aggressive. Ma è una cosa imbarazzante. Primo piatto che mi hai fatto, siamo andati in Marocco. Secondo piatto, a Hong Kong, qui dove stiamo? In Texas. Qui stiamo in Texas. Il tutto a bordo del Traeger. Esatto. Alla guida, Luca Bini. Buono. Ho fatto il giro del mondo praticamente oggi. Grazie caro mio, di niente, grazie mille. Grazie a te. Considerazioni finali. Ho scoperto la versatilità dei barbecue in pelle. Se si prende la mano e ci si fa guidare dalla creatività e dalla curiosità, possono uscire delle ricette davvero sfiziose. Un aspetto che mi è piaciuto di questo barbecue è che non sporca. Molte volte quando si griglia è inevitabile sporcarsi e uscire neri. Ad alcuni piace, ad altri no. Quindi qualora apparteniate al partito non me voglio sporcare, questo è un barbecue ideale. E che dire, se diciamo siete interessati all'acquisto di questo dispositivo di cottura, andate sul sito atena.eu.
sia che siate privati o rivenditori, magari avete un negozio di outdoor, lo volete nel vostro punto vendita, andate nel sito e avete tutte le informazioni. È stato meraviglioso partire dal ristorante Dalina qui a Stimigliano in provincia di Rieti, nel centro dell'Italia, e farsi un giro del mondo a cavallo di questo barbecue. Sono estremamente soddisfatto. Ragazzi, al prossimo video, un abbraccio e che la pace sia con voi. Ciao! La senti a fumicatura? Sì. Il bark? Texas. Com'è? Texas. Ottimo, poi. Texas. Grande Luca. Grazie.